Rispettando tutti i protocolli sulla sicurezza, i rappresentanti delle comunità civili e religiose di Niardo e Braone hanno partecipato questo mercoledì 10 giugno alla celebrazione solenne della messa del ventesimo di sacerdozio del loro parroco Don Fabio Motinelli. Nato edolo 46 anni fa e ordinato sacerdote nel 2000, nel corso del suo ministero è stato curato a Piamborno, curato in unità pastorale di Belzio Inferiore, Bienno, Esine, Plemo e Prestine e dal 2007 è stato curato a Chiari. Quindi dall'ottobre 2018 è parroco di San Maurizio a Niardo e di Santa Maria della Purificazione a Braone. Abbiamo voluto fare gli auguri a Don Fabio per i suoi 20 anni di sacerdozio e ringraziarlo per quanto fa quotidianamente per la nostra comunità e per quanto ha fatto soprattutto in questi 100 giorni di pandemia. È stato vicino a tutte le famiglie, ha raggiunto tutte le case grazie al servizio della radio parrocchiale e oggi siamo qua per dirgli grazie. Il sacerdozio è un dono che fa il Signore, quindi sceglie dei poveri, semplici, umili uomini, ma che gli affida questo grande ministero, un grande dono per tutte le comunità a cui sono mandati, e l'aiuto davvero che il Signore ci dà è quello che ci permette davvero di vivere questo ministero nelle tante persone che incontriamo, e non possiamo fare a meno che affidarci ogni giorno a Lui. Ripeto quella frase che è stata un po' accompagnata, l'accompagnamento del mio sacerdozio: rimanete nel mio amore. Siamo riusciti a essere presenti solo in 80 persone, quindi abbiamo limitato gli accessi alla chiesa perché avrebbero voluto sicuramente venire più persone a dire grazie a Don Fabio per tutto quanto fatto per noi. Al termine della messa, concelebrata dal vicario zonale del vescovo Don Mario Bonomi e con il collaboratore parrocchiale Don Mario Rebuffoni, i ragazzi del catechismo e dell'oratorio hanno ricomposto simbolicamente un'ostia per confermare il senso dell'unità di tutti i cristiani, di ogni età e di ogni luogo, all'interno della Chiesa, attorno alla figura di Cristo. Quindi hanno consegnato a Don Fabio i loro doni, un albero con le immagini più significative di questi anni insieme e un cesto di prodotti tipici della Valle Camonica. Hanno presenziato i due sindaci di Niardo e Braone, le rappresentanze delle associazioni civili ad Arma, gli adolescenti, i giovani, per la prima volta anche i chierichetti dopo la pandemia, il centro anziani e le guardie d'onore di Santo Bizio.